Taranto è sempre più capitale di mare grazie al protocollo d'intesa firmato dal Comune di Taranto e Ionian Dolphin Conservation. La proficua collaborazione, già in atto, assume una veste ufficiale con obiettivi a breve, medio e lungo termine per la valorizzazione del tesoro naturalistico costituito dai mari di Taranto e la fauna ittica. L'obiettivo più vicino è rappresentato dall'istituzione dell'Oasi Blu per la protezione della fauna marina, che potrebbe essere definita entro la fine dell'anno. In cantiere c'è l'istituzione del Taranto Dolphin Center, che dovrebbe trovare dimora nei desideri del comune presso l'isola di San Paolo. Sull'argomento è in corso da tempo l'interlocuzione con la Marina Militare. E poi si pensa all'ampliamento di Palazzo Amati. Alla presentazione ha partecipato anche l'assessore al marketing territoriale Fabrizio Manzulli. Abbiamo raccolto con grande entusiasmo e ci batteremo fino all'ultima goccia, insomma, di sudore, perché la loro idea, il loro progetto di realizzare a Taranto qualcosa anche di unico, di innovativo per il recupero dei cetacei dalla cattività possa presto prendere la luce. Come sapete, sono giorni caldi anche per il varo finalmente dell'Oasi Blu. Ne stiamo parlando con l'autorità marittima, con gli altri enti che hanno titolo nella conferenza dei servizi, però insomma speriamo di dare a questi ragazzi presto gli strumenti per fare un salto di qualità. Loro sono stati degli eroi nel trasformare in parte l'immagine di questa città in questi anni. Vogliamo che i nostri sforzi siano messi a sistema con i loro e questa città, quando guarda i suoi cetacei, i suoi delfini, oltre, come dire, allo stupore, alla bellezza del momento in cui guardiamo un fotogramma, inizia a interrogarsi su quanta economia, quanta cultura, quanta vita c'è intorno alla filiera del mare e a quello che loro stanno facendo. E con questo protocollo andiamo a stabilire una serie di interventi dal punto di vista temporale. Sicuramente di rapidissima scadenza come l'Oasi Blu, un percorso che è durato 10 anni, ma non per diciamo solamente un aspetto amministrativo e burocratico, ma perché per realizzare un'area di tutela e salvaguardia dei cetacei c'è bisogno di dati scientifici. È quello che abbiamo fatto noi dal 2009. Quindi abbiamo gettato una base solida dal punto di vista scientifico che garantisce che il Golfo di Taranto è un'area fondamentale per la tutela di questi animali e quindi sarebbe stato da orbi non intervenire per salvaguardarli. E nel nostro protocollo d'intesa comunque andiamo a stabilire una serie di interventi anche a lunga scadenza, mi auguro non troppo lunga e sicuramente sarà così, perché Taranto possa proclamarsi in maniera ormai diciamo assoluta città dei delfini e terra di delfini.